cordiale buona serata agli amici del basket sintonizzati. Siete collegati con il Pallalavizza di Pavia. Siamo alla 22esima giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Partita di cartello, quella che sta per iniziare qui sul legno del Pallalavizza. La Vinteras Omnia Basket Pavia riceve la visita della Credit Agricole Blue Card San Miniato. Quindi dopo un turno casalingo tutto sommato morbido con Siena, altro impegno ad alto coefficiente di difficoltà per i ragazzi di Pat Baldiraghi, che ricevono la visita di San Miniato, vera e propria sorpresa del campionato, squadra che figura al terzo posto in virtù degli scontri diretti sfavorevoli rispetto a Omegna e Piombino, ma che in realtà ha identico score, uno score che dice 32 punti, 16 vittorie, 5 sole sconfitte, e quindi è primo posto anche per la truppa di coach Barsotti. Nel prepartita, per la verità, l'allenatore pavese Massimiliano Baldiraghi ha evidenziato come per lui non si tratti di una sorpresa. Lui credeva alla bontà di questa squadra, una squadra di cui ha parlato subito molto bene, squadra ben allenata che gioca una pallacanestro molto gradevole, che ha ottenuto davvero risultati assolutamente sorprendenti. Per Pavia quindi un ostacolo davvero durissimo, però servono i due punti. Pavia è, dopo la sconfitta con Alba nel turno precedente, 65-77, si trova con le spalle al muro. I playoff con la vittoria di ieri di Empoli sono a 4 punti, quindi serve necessariamente un referto rosa per andare a rintuzzare e rimanere comunque in scia, a poter coltivare il sogno di agganciare la post season. Settimana complicata in casa pavese, è stato problema una forte scavigliata per Fabio Del Vecchio, che non si è allenato e che è in panchina con un bendaggio forte, ha sostenuto un provino nell'immediata vigilia del match. Presumibilmente, se il punteggio lo riterrà necessario, Baldiraghi ricorrerà a questo nuovo acquisto, che comunque ha avuto un impatto molto positivo sulla Vinteras. Problemi anche per Nicolò Benedusi, che reduce dall'influenza, ha recuperato ma poi ha subito un trauma al ginocchio. Problemi invece ormai cronici per Giulio Mascherpa, che soffre di questo stiramento al piede che non gli consente di allenarsi al meglio e comunque lo porta a giocare condizionato. Giocatori che comunque sono regolarmente al via, ora vedremo le scelte dei quintetti. A fianco a me il giovane collega della provincia pavese, Fabio Sacchi, al quale ovviamente chiediamo subito di entrare in collegamento. Appunto, siamo in attesa di vedere le scelte. Abbiamo introdotto un ennesimo match complicato per Pavia, che però appunto non ha altre alternative alla vittoria. Sì, intanto buonasera a tutti. Una Pavia che ovviamente non ha altre alternative se non vincere questa partita contro una squadra che in classifica ha 32 punti frutto di 16 vinte e 5 perse, una San Miniato che presenta un quintetto molto atletico, molto versatile e che gioca in velocità, lo abbiamo visto nelle partite precedenti. Ultimo match vinto contro Cecina per 71-67. Intanto i quintetti, con Pavia che si schiera con Fabio Di Bella da play, Giulio Mascherpa guardia, abbiamo poi Nicolò Benedusi, Spatti, Alessandro Spatti e Riccardo Crespi, quindi quintetto abbastanza classico per coach Baldiraghi. Dicevamo di San Miniato, che ha in Preti e Nasello i due probabilmente migliori della squadra, i due lunghi, con Preti e Nasello entrambi con 15,4 punti di media, quindi sono relativamente il settimo e l'ottavo marcatore del campionato. E abbiamo detto, coach Barsotti può contare su una squadra che ha vinto 7 delle ultime 8 partite e può contare soprattutto su una squadra che presenta titolari abbastanza intercambiabili con gli elementi della panchina, quindi nessuno più forte. Esatto, Mazzucchello intanto è il primo ad entrare in campo per San Miniato. Abbiamo Preti, quintetto diciamo abbastanza classico, con Preti, Nasello, attendiamo gli ultimi due, il numero 69, Masuli Lasagni, sì. Quindi dunque quintetto abbastanza tipico, con Magini che agirà da play,
E poi abbiamo detto le due guardie come Lasagni e Mazzucchelli, che sono due grandi tiratori, quindi Pavia dovrà rimanere concentrata in difesa che sarà la chiave sicuramente di questa partita. Palla 2 alzata e vinta da Mazzucchelli, quindi Mazzucchelli che può impostare la prima azione di questo match. Palla a Masini, blocco di Preti, Masini che scarica per Lasagni, Preti in post basso contro Mascherpa, ovviamente mismatch subito sfruttato, ma non va a buon fine la prima conclusione di giornata di Preti e subito Benedusi che può immolarsi nella metà campo offensiva. Benedusi che chiude il palleggio prematuramente, Spatti crea una linea di passaggio, ancora Mascherpa, blocco di Spatti, non prende blocco ma prende il fallo, il primo fallo di Magini, numero 88, che si fa battere sulla partenza. E insomma Paolo, un inizio che dovrà vedere sicuramente una Pavia attenta in difesa, ma in attacco dovrà dimostrare di riuscire a segnare più di quei 65 punti segnati ad Alba. Sì, Cecina è una squadra che comunque viaggia con cifre importanti, viaggia a 78 di media partita, subisce 70, quindi comunque un interessante differenziale. Scusate Cecina, ovviamente staminato. Abbiamo visto ora sbagliare, controllare il rimbalzo e andare a mettere i primi punti con una tripla di Simone Lasagni. Chiaro che è una squadra un po' strana che va a folate in attacco, predilige comunque i ritmi sostenuti, quindi Pavia sarà importante anche le letture in attacco proprio per trovare sempre buon bilanciamento nelle chiusure difensive. Ora c'è una buona soluzione che però Spatti manda corta e c'è la transizione spinta dai toscani che vanno ad attaccare il ferro e a prendere il contatto falloso, fallo di Benedusi sulla penetrazione di Lasagni. Chiaro, sarà una chiave interessante anche verificare quanto Riccardo Crespi, che ha una taglia fisica evidentemente diversa dai lunghi ospiti, riuscirà comunque a far valere il fisico in attacco e riuscirà di contro magari a cercare di contrastare iniziative, perché sono lunghi sia Preti che Nasello che amano mettere palla per terra ed attaccare il ferro in penetrazione. Ora c'è un ottimo ribaltamento per una tripla che però va a scheggiare addirittura il tabellone di Mazzucchelli, quindi Pavia che può provare ad andare a cercare, con un minuto e mezzo che è stato bruciato in questo incipit di gara, andare a cercare i primi punti. C'è un mismatch che Mascherpa prova ad andare a trovare, non c'è il tocco della difesa, quindi arriva la palla persa per Pavia. Mascherpa ha provato ad innescare Alessandro Spatti, gli arbitri che si correggono, in effetti c'è stato il tocco della difesa della squadra pisana. Quindi rimessa in zona d'attacco, Nicolò Benedusi ad occuparsene. Mascherpa che esce dai blocchi e riceve in questo momento, va per Benedusi che gioca uno contro uno spalla canestro, lavora sul perno, si prende una soluzione in traffico e va a realizzare, subendo anche il contatto di Capitan Nasello. E c'è il fallo per 7 Nasello, il primo fallo, secondo fallo di squadra segnato. Pavia che quindi sblocca il punteggio, la possibilità di impattare a quota 3 con l'ala ligure che va a realizzare con l'ausilio del primo ferro. Benedusi che è mancato moltissimo, la trasferta di Empoli, ora Mascherpa che prova ad andare aggressivo, va vicino all'intercetto, rimessa per Mazzucchelli. Pavia che chiaramente per il momento è schierata a uomo, poi presumibilmente Valdiraghi sceglierà anche qualcosa di tattico. All'andata Pavia riuscì a lavorare rompendo molto il ritmo dei toscani, ricordiamo che il San Miniato ha perso in casa solo con Omegna e che Pavia è andata comunque vicina al sacco portando i toscani all'overtime con larghissimo dosaggio di zona 2-3 matchup. Ora c'è un ottimo gioco a due, un'altra caratteristica sono queste situazioni di alto basso tra Preti e Nasello, quindi primi punti per il capitano ospite, qui sempre vantaggio esterno, 3 per chi attacca, 5 per chi si difende, sono 7.40 per andare al primo pit stop. Il blocco alto portato da Crespi, Mascherpa che lavora in palleggio, marcato da Preti, quindi c'è un cambio difensivo, ora bisognerà andare a sfruttare il mismatch, palla che arriva ora nel pitturato per Crespi che però viene contenuto da Mazzucchelli, trova un appoggio sicuramente largo in misura e ora Preti che senza esitare va a sparare a 3 punti e questa è una delle situazioni che potremmo pagare molto caro.
Crespi ovviamente non ha l'abitudine a uscire così forte sull'arco dei tre punti, è stato punito. 8-3, 3 minuti, ora vai tu Fabio. Ce l'abbiamo visto, Preti, buon tiratore da oltre l'arco, meglio di Nasello come visto in serie di presentazione. Ora Mascherpa sul blocco proprio dello stesso Crespi, tiro fuori, equilibrio, vabbè, di queste soluzioni ne abbiamo viste a migliaia e ancora una volta riesce a segnare Giulio Mascherpa, che avrà un compito complicato, quello di difendere su Mazzucchelli, buon tiratore da oltre l'arco, anzi ottimo per la verità. Pavia che recupera il rimbalzo e Mascherpa ancora sul blocco di Crespi, si allontana sul cambio, ancora Spatti contro Mazzucchelli, lo può sfidare, lo sfida e segna, realizza per l'8-7 dopo quasi 4 minuti di gioco. Mazzucchelli che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva, cerca di sfruttare il blocco di Nasello, attacca Crespi, fallo di probabilmente Di Bella in aiuto e primo fallo di Fabio Di Bella, esatto, primo fallo e ci sono due tiri liberi probabilmente per Mazzucchelli, che avrà l'opportunità di portare i suoi a più 3. Mazzucchelli che, come detto, è elemento fondamentale per questa squadra e chiunque lo marcherà, da Benedusi a Mascherpa, avrà un compito davvero davvero complicato. Mazzucchelli che segna il primo tiro libero, meccanica di tiro davvero invidiabile per il numero 8 della Blu San Miniato. Tre palleggi di assestamento e 2 su 2 per lui. Primo cambio della partita, esce proprio Mazzucchelli. Entra il numero 11 Benitez, che dovrà dare il suo contributo soprattutto in fase di difesa. Spatti che riceve la rimessa di Benedusi e Mascherpa che imposta correndo fondamentalmente tutto il campo, si fa tutto il campo ma perde palla sulla pressione avversaria, gli arbitri non ravvisano nessun fallo e allora sarà rimessa da fondo per San Miniato. Magini a impostare una nuova azione d'attacco contro la difesa di Di Bella, Nasello isolato in posto contro Crespi, soluzione che si dovrebbe vedere meno possibile, perché comunque Nasello, portando fuori Crespi dall'area, potrebbe sicuramente trovare soluzioni più canestri rispetto a un uno contro uno in post basso. Nasello che ha preso anche un colpo da Crespi, che si sincera delle condizioni dell'avversario, gli arbitri che ovviamente fermano il gioco, e si riprenderà con una rimessa laterale per Pavia. 17:5:45 sul cronometro, Pavia che sta riuscendo a tenere soprattutto in difesa ma fa molta più fatica in attacco. Sì, comunque San Miniato è una squadra che abbiamo visto praticamente cambia su tutti i blocchi e anche coi piccoli riesce spesso ad andare a difendere in anticipo. Per il momento Pavia non è riuscita a sfruttare a dovere queste situazioni. Eccone un'altra in cui Crespi, comunque difeso da un esterno, per la smania di spaziarsi va a commettere fallo in attacco, quindi arriviamo alla terza palla persa di squadra per Pavia e il terzo fallo di squadra per Pavia. Chiaro che non sono tante le squadre che anche in difesa riescono a mettere questo tipo di pressione, quindi Pavia deve mantenere assoluta lucidità, deve mantenere pazienza, deve lavorare, deve cambiare lato alla palla. È stato anche singolare, abbiamo visto il cambio molto anticipato con doppio playmaker in campo, con Benitez, proprio per mantenere comunque sempre questo molto alto il livello di pressione, di aggressività sulla palla da parte dei toscani. Ora ottimo blocco di Nasello sul quale si schianta Di Bella, c'è il quasi recupero, palla vagante che invece viene catturata da Nasello, che però sbaglia graziando Pavia. Crespi che controlla il rimbalzo. 5 minuti che vanno in archivio, 3 da recuperare per Pavia. Di Bella in attacco, brutto passaggio sul quale va all'intercetto Preti e ora c'è contropiede primario e rigore sbagliato da Lasagni, ma rimbalzo in attacco di Capitan Nasello. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi, che manda a quel paese i propri giocatori. Appena abbiamo invocato l'attenzione, è arrivata una palla persa assolutamente sanguinosa che, pur con qualche patema, alla fine la blue card è andata a concludere con Nasello e a prendersi comunque 5 di vantaggio. San Miniato che appunto sta lavorando in difesa, però
non è ineccepibile in attacco. Pavia avrebbe dovuto sfruttare al meglio un paio di regali. Vediamo le statistiche. Saminato sta viaggiando comunque con un 2-8 complessivo dal campo. Pavia è assestata a 3-6, però pesano sicuramente le tre palle perse materializzate da Di Bella e Soci. Quattro punti di Nasello, tre di Lasagni e tre di Preti, che sostanzialmente sono i tre migliori della squadra insieme a Mazzucchelli, che ha 2 a 4 a 2. Pavia che ha fatto molta fatica, abbiamo detto, in attacco con diverse palle perse, l'ultima di Fabio De Bella sanguinosa. Saminato che ha anche graziato in ben due occasioni l'Omnia, ma non sono riusciti a sfruttare in un primo momento la palla persa, poi hanno allungato a più 5. Ora è entrato Manuelli per tentare di dare un po' di fossolo all'Omnia. Ora Crespi in punta, fallo di Preti, fallo abbastanza veniale, ma ovviamente il contatto c'è stato. Entra il numero 24 Neri al posto di Lasagni. Neri che è un classe 98, un ala centro. Ora Di Bella ancora per Benedusi, Torgano appena entrato anche lui in campo. Crespi posizione molto profonda, e è così che Pavia deve provare a sfruttare i mismatch che si creano. Palla sotto Crespi, Crespi è fondamentalmente immarcabile da questo punto di vista, la sua taglia fisica è notevole rispetto ai difensori della Blue Card. Ora rimessa per Benedusi dal fondo, palla fuori a Marco Torgano, Di Bella sul blocco di Crespi, lo sfrutta in un primo momento e va in penetrazione, sono due per Fabio Di Bella, 12-9, blocco granitico di Crespi che ha sostanzialmente aperto un'autostrada per il capitano pavese. Ora Benitez fuori ancora per il numero 24 Neri. Neri che la passa fuori a Benitez. Benitez sotto per palla fondamentalmente bruttissima per il numero 17 Preti, e recupero di Fabio Di Bella. Ottimo recupero e grande energia messa sul parquet da Di Bella, che ovviamente si doveva far perdonare per la palla persa in precedenza. Entrano Nasello e Mazzucchelli, escono Preti e Lasagni. Due tiri liberi per Fabio Di Bella a colloquio con gli arbitri. 12-9 dopo 4 minuti di gioco, e ancora punteggio che vede Pavia sotto di 3 punti. Di Bella che segna il primo tiro libero e potrà portare i suoi a meno 1 con la seconda conclusione, che non va a bersaglio, sfortunato, la palla entra ed esce, e allora Mazzucchello sul blocco di Nasello. Mazzucchelli ancora per Naselli, bellissimo gioco a due. Nasello che non riesce però a concludere per la stoppata di Di Bella. Di Bella che si immola nella metà campo offensiva avversaria, però è costretto a fermarsi. Emanuelli invece vede un'altra autostrada che si apre e realizza il 12 pari, e time out per Bassotti. Un'Omnia che adesso invece ha iniziato a giocare con energia, non solo in difesa anche in attacco, nessuna palla persa in questi due minuti di gioco, e ora siamo sul punteggio di parità. Sì, Pavia è uscita bene dal time out, 5-0 con una penetrazione di Di Bella e due ottime giocate difensive di Di Bella, che è andato a difendere in anticipo, a recuperare palla su Lasagni, poi ha convertito uno solo dei liberi, e comunque poi un altro recupero difensivo. Emanuelli che è andato ad attaccare il ferro. Pavia deve variare le tematiche in attacco, deve ovviamente, è chiaro che spesso cambiando su tutti i blocchi, ovviamente in difesa manca in alcune circostanze l'ombrello difensivo rappresentato dai lunghi, che sono magari a difendere su qualche esterno, quindi Pavia deve comunque andare fino in fondo al ferro, perché può comunque trovare soluzioni ad alta percentuali. Baldiraghi evidentemente non soddisfatto, ha operato dopo il minuto di sospensione un doppio cambio, quindi dentro Manuelli e Torgano per Mascherpa e Spatti. Crespi finora sta comunque ingombrando dal punto di vista difensivo bene l'area, sta riuscendo a comunque imporre anche le sue qualità di intimidatore, sta sporcando parecchio le parabole
dei giocatori toscani in penetrazione. Ora vediamo, Pavia sembra allungare una difesa zona 2-3, vediamo se poi in metà campo come si chiuderanno i ragazzi di Pat Baldiraghi. Sì, dovrebbe essere la classica 2-3 matchup che poi va a lavorare seguendo i tagli. Palla nelle mani del numero 14, del 24, Neri, infrazione, ha calpestato la linea laterale Neri, quindi palla persa per il Crédit Agricole San Miniato. La ricezione di Torgano va sotto da Crespi, Nasello che prova a difendere l'anticipo, Crespi qualche problema, poi controlla, end off con Benedusi, cambio difensivo, Benedusi che va ad attaccare, prende il... Benedusi va a realizzare, ma c'è un fischio arbitrale, crediamo è stato fischiato un fallo in attacco a Crespi che ha settato il blocco in maniera irregolare, quindi non vale il canestro di Benedusi. Perfetta parità, quota 12, 3-11 da giocare in questo primo periodo. Fuori Crespi, dentro Alessandro Spatti che quindi andrà a giocare da numero 5. Rientra anche Mascherpa, quindi Torgano slitta in posto 4. Palla nelle mani di Benitez che supera metà campo, marcato da Mascherpa che prova ad andare aggressivo sul numero 11 Pisano. Nasello che piazza il blocco, poi si apre da tre punti, mette palla per terra, attacca Torgano, una virata, un ottimo lavoro sul perno, sbaglia però Spatti che si fa mangiare a rimbalzo offensivo. Ancora Nasello, molto utile, giocatore davvero di grandissima utilità, torna fuori da Mazzucchelli, accoppiato difensivamente a Benedusi. Nasello che ha una mezza idea di sparare a tre punti, è lunga la conclusione del capitano Pisano, Pavia che può ripartire per andare a mettere la testa avanti per la prima volta in questo match. Mascherpa che non riesce a innescare Spatti, palla che arriva a Spatti in questo momento che va ad attaccare Trentin, lavora, poi va da Torgano, tripla aperta per il tiratore di Segrate, sono i primi tre per l'ex giocatore di Urania e Omegna ed è anche primo vantaggio per Pavia che va avanti 15-12 con 2 minuti da giocare. Neri per Nasello, accoppiato difensivamente a Mascherpa, linea di fondo, va a cambiare lato sul lato debole per Benitez, però ancora una volta la linea laterale calpestata, quindi altra palla persa per San Miniato. Doppio cambio chiamato da coach Barsotti, torna il playmaker titolare Magini, torna anche Simone Lasagni, fuori Neri e Benitez e noi continuiamo il palleggio con Fabio. Mascherpa che chiama il gioco offensivo, marcato da Mazzucchelli, Mascherpa ancora fuori per Manuelli, Manuelli aspetta l'uscita di Benedusi, Benedusi sul blocco di Spatti, c'è il cambio, Benedusi lo attacca e segna, realizza un bel canestro, probabilmente anche col fallo, 17-12 per Pavia che atto il primo mini allungo sul 5-0. Nasello che ora è in post basso, isolato contro Manuelli che commette fallo. Manuelli non è convinto della decisione arbitrale, ma tant'è che ci saranno 2 tiri liberi per Nasello. Manuelli che ha il suo primo fallo. Nasello che abbiamo visto questa sera battere sostanzialmente tutti i difensori pavesi. Marcato all'inizio da Crespi, è riuscito a batterlo in palleggio, ma è riuscito a battere sia in post basso che in palleggio anche le guardie pavesi. Nasello che non realizza il primo tiro libero, ma avrà una seconda chance per rifarsi. Manuelli intanto ha colloquio anche lui con gli arbitri per spiegare le sue ragioni e Nasello che realizza il secondo tiro libero, sono 5 punti per lui, 13-17 ancora per Pavia e Benedusi a portare la palla nella metà campo offensiva avversaria. Spatti che scarica a Mascherpa, ancora bellissimo assist per Benedusi che realizza il 19-13. Mascherpa con una visione di gioco perfetta per il compagno che può appoggiare con relativa tranquillità. Mazzucchelli siamo entrati appunto nell'ultimo minuto di gioco con Magini che prova a tentare, cerca sotto il numero 19 Trentin, ne è entrato ma sbaglia la conclusione e Benedusi aspetta il blocco di Spatti,
Merluzzi che scarica allo stesso Spatti in post basso uno contro uno. Fade away per Spatti, quarto punto per lui e più 8 per Pavia quando mancano ormai 30 secondi al termine della prima frazione. Ora Magini, ancora Trentin, Mazzucchelli fuori ancora per Magini, blocco di Trentin che arriva in un secondo momento, fuori per Nasello, ancora gioco lungo e passaggio che però finisce fuori e rimessa per Pavia dal fondo. Rimangono 16 secondi alla fine. Entra il numero 22 Capozzo per dare riposo a Trentin per l'ultima azione difensiva. Mascherpa che chiama il gioco L, anzi per la verità Baldiraghi chiama il gioco L. 8 secondi, Mascherpa si arresta da 3 punti, non realizza primo ferro ma Spatti recupera il rimbalzo e sbaglia anche lui. E finisce sul 21 a 13 il primo quarto di gioco. Pavia, quando ha iniziato a difendere con grande energia, adesso ha iniziato anche ad attaccare in maniera fluida, poi Mascherpa ci ha realizzato con un assist per Benedusi fenomenale e a questo punto il più 8 dopo un primo periodo abbastanza, dopo una prima parte di periodo complicata, ci può stare. Sì, assolutamente, dal famoso minuto chiamato da Baldiraghi direi che se no, la matematica non mi inganna, dovrebbe essere 14 a 1 il parziale per Pavia, eravamo 7 a 12, quindi Pavia ha davvero cambiato faccia poi con tutti i suoi protagonisti. Abbiamo visto comunque Mascherpa, come hai ricordato tu, trovare una superba smazzata per premiare il backdoor di Benedosi. Abbiamo visto comunque una squadra che riesce a chiudersi bene in difesa, ha costretto Saminato a trovare comunque soluzioni complicate. Crespi, i due set di Crespi comunque in mezzo all'area si sentono proprio per, e anche quando è stato cambiato l'assetto abbassando il quintetto con Spatti, Pavia è riuscito a trovare buone soluzioni andando ad attaccare il ferro, andando a trovare anche degli ottimi extra pass. Le cifre di Pavia sono comunque decollate, Pavia sta viaggiando 9-14 dal campo, in particolare un interessantissimo 8-12 da due punti, e al contrario, come abbiamo detto, è riuscita ad intasare l'area. San Miniato da due punti sta tirando con 2 su 11, proprio a sottolineare come Pavia sia riuscita comunque a ingombrare, a rendere particolarmente affollato la tonnara di centro area, non consentendo mai a Nasello di trovare le soluzioni preferite andando al ferro. Quindi comunque Pavia che dopo i primi 5-6 minuti in cui ha cercato di carburare, ha fatto qualche fatica, ora sta leggendo con più raziocinio e con qualità migliore la difesa toscana, sulla quale peraltro Baldiraghi ha lavorato per tutta la settimana, quindi sappiamo che l'allenatore pavese è assolutamente un maniacale nella preparazione tattica delle partite. Tutto pronto per ripartire, 8 di vantaggio per Pavia. Vinteras che attacca avanti 21 a 13. Spatti con palla in mano, l'uscita dai blocchi di Mascherpa, l'end-off con Spatti, Mascherpa che lavora contro la difesa pisana, va al ferro con una gran finta, manda al bar il numero 22 Capozio che rimane piantato sui piedi, lo batte, va al ferro, subisce il fallo per il braccio armato pavese che in settimana ha festeggiato il compleanno, è il quarto punto con possibilità che viene materializzata in questo momento di andare a quota 5 e soprattutto sono 11 di vantaggio per Pavia, 24 a 13, quindi continua questo interessantissimo parziale aperto per i padroni di casa. Seguiamo l'attacco pisano con Magini, Mascherpa che devia il pallone che rimane comunque nelle mani di Lasagni, ora accoppiato difensivamente a Spatti, buona difesa di Spatti, Lasagni costretto a trovare una soluzione complicata, però trova una soluzione di classe. Quinto punto per Simone Lasagni, l'ex giocatore di Cecina. Torgano che si muove lungo la linea di fondo, il palleggio prolungato di Mascherpa, ora c'è Spatti che prende posizione profonda, Mascherpa attacca, cambia lato per la tripla di Torgano, cortissima, rimbalzo controllato in coabitazione tra Capozio e il playmaker titolare Magini, ora si va da Nasello, spalla canestro, prova l'uno contro uno con Torgano, lavora sul perno ma molto buona la difesa del milanese,
Magini che riesce a salvare, sono 9 secondi per chiudere il possesso offensivo toscano. Magini che vada a puzzo, il 2000 trova una soluzione piuttosto complicata in svitamento, 2000 prodotto dal vivaio del Dertona Basket. Pavia che può tornare in attacco, Benedusi va da Mascherpa. Abbiamo visto anche quello che è uno sviluppo piuttosto abituale per i toscani. I toscani hanno sì i due lunghi che sono i principali poli offensivi, ma hanno comunque una distribuzione delle soluzioni offensive assolutamente equiparata, quindi un classe 2000 si prende una soluzione in attacco esattamente come se la può prendere un veterano. È una gestione che ci ricorda il miglior platoon system, quella di coach Barsotti, che appunto distribuisce minutaggi. Le statistiche dicono che il giocatore più utilizzato è Capitan Nasello, che però gioca qualcosa come 29 minuti, quindi distribuzione di minutaggi assolutamente paritaria. A proposito di minutaggi, primi minuti sul campo per Pippo Fazioli, che va a rilevare Nicolò Benedusi, che è stato decisamente importante in questi primi 12 minuti. 9 di vantaggio per Pavia. Saminato che va a prendersi la linea di fondo e va a realizzare con Nasello. 7 per il capitano toscano. E ora Mascherpa che va a superare la metà campo con 7.46 per andare all'intervallo lungo. Palla nelle mani di Emanueli, che prende il blocco di Spatti. Emanueli che lavora in palleggio. Spatti che può giocarsi l'uno contro uno sulle tacche. Si prende il centro dell'area, sbaglia una soluzione che era ampiamente alla sua portata dopo un ottimo movimento sul perno. Saminato che può tornare in attacco, c'è la buona difesa in anticipo di Emanueli, buona difesa che però non viene premiata dai signori in grigio, che ricordiamo sono sordi di Casalmoro e Castellano di Legnano. Secondo fallo per Emanueli, fuori Spatti, dentro Crespi, e Mascherpa sulla rimessa toscana va a chiamare la zona pari. Che poi si adegua a uomo. Nasello che riceve molto lontano dal canestro per Magini, si perde però un giro la difesa di casa e c'è la ricezione comodissima nel cuore del pitturato per Capozzo, che va a mettere due punti facili facili e va a ricucire la forbice. 24-19, 5 di vantaggio per Pavia. Ora sulla pressione c'è una buona lettura di Pavia che batte il pressing, va a trovare due punti comodi con Riccardo Crespi. Pavia che torna avanti 26-19, 6-56, tripla di Magini che sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Fazioli, Pavia che può ripartire per andare ad attaccare. Ora però c'è la buona transizione difensiva per i toscani, quindi Pavia che lavora difesa schierata, la percussione di Emanueli che sbaglia, ma c'è un ottimo lavoro, rimbalzo attacco di Crespi, quindi il possesso addizionale per la Vinteras. E Lasagni che prova ad andare in anticipo su Crespi ma va a commettere fallo, è il primo fallo per Simone Lasagni. Lasagni, appunto, il primo fallo. Ecco, quello che non deve fare Pavia è sicuramente lasciare conclusioni da oltre l'arco abbastanza libere come quella di prima, però fino adesso Pavia sta facendo un buon lavoro in difesa e ha iniziato a carburare anche in attacco. Ora sono 26 i punti segnati nei primi quasi 14 minuti di gioco. Rimessa affidata a Mascherpa che chiama lo schema. Rimessa da fondo, blocco di Crespi per liberare Emanueli. Crespi che poi si apre per la verità Torgano, fuori ancora per Mascherpa, blocco di Crespi sul lato, bel gioco a due, ma Crespi non riesce a concludere a canestro. Emanueli pesta la linea di fondo e palla persa, e così Samminiato potrà imbastire una nuova azione offensiva forte di un'ottima difesa. Ecco, si è alzata anche l'intensità da parte di Samminiato, sappiamo essere squadra che gioca con grandissima intensità, grandissima energia, anche perché i quintetti sono, come abbiamo detto prima, quasi senza lunghi, nel senso che i lunghi sono abbastanza intercambiabili con i piccoli. Ecco Nasello che si gioca l'uno contro uno, anzi decide di giocarsi l'uno contro uno in un secondo momento e va a realizzare. Crespi, difesa abbastanza passiva e permissiva di Crespi, sono 9 i punti di Nasello che miglior realizzatore dei suoi, 26-21 ora. E Mascherpa ancora isolato sul lato, prova in uno contro uno ad attaccare il giovane numero 24 Neri. Mascherpa che poi scarica a Emanueli, ancora a Mascherpa,
tripla aperta di Masserpa che non segna, ancora abbastanza sfortunato. Crespi due rimbalzi offensivi e non riesce a concludere neanche lui a canestro. E ora San Miniato, che però era in attacco, ma l'arbitro ferma il gioco perché Crespi probabilmente ha perso una lente a contatto. E ora si va a spiegare proprio con l'arbitro. Dunque palla che rimarrà a San Miniato con 5.30 da giocare in questo secondo periodo. Cambio per Pavia, entra Di Bella, ma entra soprattutto anche Fabio Del Vecchio, che sostituisce Crespi. Dall'altra parte invece nessun cambio, anzi probabilmente è entrato il numero 19 Trentin. Ora arbitri che consegneranno la palla a Neri, che rimetterà palla dal lato nella metà campo offensiva avversaria. Ora Magini aspetta il blocco di Trentin stesso, gioco a due perfetto e fallo fischiato a Fabio Del Vecchio, che probabilmente in questa occasione ha preso la palla, ma gli arbitri hanno ravvisato il primo fallo del neo arrivato in casa Omnio. Ora rimessa da fondo, quindi si sposta semplicemente dal lato al fondo. Due falli per Pavia in questo quarto, due falli anche per San Miniato. Benitez che riceve palla sulla rimessa, fuori per Magini che tenta la seconda tripla di giornata per lui, ma non va a bersaglio e rimbalzo premia Pavia, con Del Vecchio che si incaricherà di rimettere la palla in gioco. Pressing di San Miniato e cambio, entra Preti per il numero 2 Abuzzo. Preti, abbiamo detto, ottimo giocatore e soprattutto giocatore fondamentale per questa squadra. Ora Masserpa che imposta una nuova azione. Togano riceve fuori dall'arco, riceve a sua volta Fazioli, palla per Di Bella che attacca subito Preti. Ecco, questa è una soluzione ottima perché attacca subito il lungo avversario e sono due per Di Bella, anzi per la verità raggiunge i 5 punti segnati nella sua partita, più 7 per Pavia, 28-21. E Preti in post basso contro Masserpa, nuovo cambio della difesa di Pavia. Masserpa che riesce nell'ottima difesa e invece Preti sbaglia la conclusione, palla che finisce a Pavia. Cambio adesso per la blue card, rientra Mazzucchelli ed esce Maggini. Entra anche Benedusi per dare un po' di fiato a Giulio Masserpa. Se vogliamo, oggi il migliore fino adesso è Fabio Di Bella, che ancora una volta ha sfruttato il mismatch nel migliore dei modi, cioè penetrando. Sì, assolutamente, avevamo sottolineato in sede di presentazione come cambiando su tutti i lunghi ci siano molte situazioni in cui ci siano i loro, sia Preti sia Nasello, si trovino accoppiati a un esterno. È chiaro che in questi casi è necessario andare a batterli dal palleggio e ovviamente un giocatore dell'esperienza di Fabio Di Bella non si è fatto pregare. Ora tripla di Preti è la seconda soluzione pesante, sono 6 per Preti, 28-24, quindi forbice che si è fatta ridotta. San Miniato ovviamente è una squadra di gran qualità e non perdona, è arrivata una palla persa in traffico nella situazione offensiva precedente per Pavia. San Miniato non ha perdonato ancora una volta. Di Bella che va in traffico, prende il contatto falloso, fallo che dovrebbe essere stato fischiato al numero 19 Trentin. Primo fallo per lui. Abbiamo visto come gli attacchi al ferro sono stati la chiave del break con cui Pavia per la prima volta è andata a toccare le 11 lunghezze di massimo margine di vantaggio. Tutti liberi ora a disposizione per Di Bella. Sottolineerei anche la gestione davvero magistrale fino a questo momento di Pat Baldiraghi dei minutaggi. Sa ovviamente che sarà una battaglia fino al quarantesimo, e quindi davvero sta cercando di centellinare i minutaggi dei suoi giocatori più importanti. 1-2 ancora una volta, quindi 2-4 assolutamente inedito per il capitano pavese, che è una
giocatore di grande precisione a cronometro fermo. 29-24, quindi sono 5 di vantaggio per Pavia. Di Bella che prova ad andare aggressivo, c'è la buona difesa d'anticipo di Torgano, però palla che viene controllata dai toscani che sbagliano però con Capozio nel cuore della Tonnara. Pavia che può recuperare, serve ora un canestro dal campo. Di Bella che va fino in fondo, va a prendersi un altro contatto. Fallo fischiato a Benitez sulla penetrazione del quarantenne capitano e bandiera pavese. Ora vediamo se finalmente il Dibo andrà a materializzare il percorso netto dalla linea della Carità. Va a mettere con qualche patema il primo Di Bella. Pavia che scollina quota 30, 30-24, due possessi pieni di vantaggio per i ragazzi di Pat Baldiraghi. Invocato arriva il 2-2, ottavo punto per Di Bello, primo percorso netto per lui in lunetta. Cerca di difendere Preti, marcato da Torgano, il consegnato per Mazzucchelli con una finta va dentro, cambia mano, sbaglia la conclusione Mancina, rimbalzo controllato da Benedusi. Pavia che può andare in transizione, Torgano ribalta per Benedusi, marcato da Benitez. Torgano prende il blocco di Del Vecchio che poi va a schierarsi nel pitturato, lavora per cercare un extra pass, ma Benedusi è con un piede oltre la linea. Benedusi che chiede al compagno ovviamente di tirare, Benedusi che non aspettava questo extra pass, quindi arriva la palla persa per Pavia. Si tratta della settima palla persa per i padroni di casa che ora si vanno a chiudere in 2-3 come al solito, poi con adattamenti matchup. Benitez per Mazzucchelli che riceve, prende il pick and roll di Capozio, cambia lato e va da Neri. Capozio viene servito, è marcato da uno contro uno, va a giocarsi il mismatch, c'è il fallo della difesa pavese, fallo di Nicolò Benedusi, è il secondo fallo per l'ala di Pietraligure. Benedusi che chiede lumi a Baldiraghi, Pavia che rimane schierata in zona fronte pari. Rimessa in zona d'attacco, ad occuparsene il playmaker di scorta Benitez. Il taglio di Nasello perso dalla difesa di casa, fortunatamente Nasello che sbaglia un rigore a porta vuota. Quindi vediamo se Pavia andrà a punire questo gentile omaggio del capitano pisano. Di Bella prende il pick and roll di Crespi, non riesce a premiare la rollata del numero 10 di Saluzzo. Benedusi con una finta va a prendere il contatto, fischiato a Nasello. Per il capitano ospite il secondo fallo. Comunque buona decisione di Benedusi che con una finta poi è andato a mettere rapidamente palla per terra per attaccare. Cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Torgano, rientra Spatti. Due tiri liberi a disposizione di Nicolò Benedusi. Il ministro della difesa pavese, finora 7 per lui con 3-3 dal campo, 1-1 in lunetta, quindi perfect game per il momento, va a realizzare il tiro libero. Fabio, 8 per Benedusi, diventano 9 e Pavia che ricostruisce comunque un margine interessante, torna a 9 di vantaggio e la linea va a Fabio. Sì, una Pavia che è riuscita a sfruttare nel migliore dei modi i quattro errori abbastanza grossolani sotto il ferro da parte di San Miniato, ospiti che ora sono in attacco con Mazzucchelli, ancora palleggia ma Benedusi è sostanzialmente incollato a lui e sbaglia effettivamente l'altra di placco. È questa la difesa che Pavia deve fare se vorrà vincere questa partita. 33-24, ancora più 9, Pavia che dovrà essere brava a punire come fatto in precedenza questo errore e l'azione errata in precedenza da San Miniato, ma abbiamo visto come Crespi sbaglia la conclusione. E dall'altra parte Nasello, airball di Nasello che la cui conclusione va cortissima e ora Di Bella allora può impostare una nuova azione sul blocco di Crespi. Spatti che rolla, ecco il bellissimo gioco a due, classico gioco a due tra Spatti e Di Bella che anche questa volta funziona. 35-24 e time out chiesto dal coach ospite, che sicuramente Barsotti non sarà contento dei suoi sia per gli errori sotto canestro che hanno fatto nelle precedenti quattro azioni, compresa l'ultima
con l'airball di Nasello, e dall'altra parte non sarà contento del fatto che Spatti ha ricevuto completamente da solo la palla con Di Bella, che come al solito è riuscito in un assist classico tra appunto gioco a due tra lui e Spatti, che vediamo spesso ultimamente. Sì, direi che sottolineiamo su entrambe le metà campo. La metà campo difensiva comunque va sottolineato lo sforzo, davvero la presenza mentale. Pavia sta giocando una difesa molto dura, sta tenendo una squadra che è in testa al campionato a 6-18 da 2, 3-7 da 3, quindi è a 24 punti in 18 minuti, quindi davvero chapeau per la difesa di Pavia. E in attacco comunque chapeau anche per un signore di 40 anni che, andando al ferro un paio di volte, si è preso contatti, si è preso liberi, e ora ha recapitato il classico cioccolatino che Spatti ha scartato per scrivere questo 35-24, davvero importante. Pavia sta attaccando 11-18 da due punti, quindi sicuramente sta trovando tante soluzioni ad alta percentuale. E ricordiamo sempre, non dobbiamo dimenticare che Pavia sta facendo un grande sforzo, ma l'avversario di oggi è un avversario di vaglia. Ora che Pavia abbia cambiato faccia è ormai assodato, ma non va mai disconosciuto il valore davvero notevole degli avversari, quindi vanno sicuramente riconosciuti i meriti di abnegazione, di sbattimento difensivo plurimo ai ragazzi di Baldiraghi, che davvero dimostrano di essere un manipolo estremamente coeso. Ora purtroppo Crespi che va sulla finta di Capozio e arriva il terzo fallo per il lungo di Saluzzo, che si rammarica, ma in effetti la fischiata ci stava tutta. Come al solito sulla rimessa in zona d'attacco degli ospiti, Pavia va a schierarsi in 2-3, anzi no, individuale invece. Il pick and roll tra Benitez e Capozio, che sbaglia da 0 metri, e Pavia finora è stata brava anche a punire. Prima ricordiamo un erroraccio di Nasello, ora uno di Capozio. È importante che Pavia cerchi di essere molto cinica in queste situazioni. Palla nelle mani di Nicolò Benedusi, che è accoppiato difensivamente a Capozio. Vediamo se si giocherà l'uno contro uno, una finta, una virata, una soluzione in svitamento sbagliata. Benitez che controlla il rimbalzo. Saminato che riparte in transizione, tripla aperta di Lasagni, che ancora una volta viene sputata dal ferro. Toscani che da tre punti stanno viaggiando con 3 su 8. 35-24, ultimi 20 secondi prima dell'intervallo lungo. Pavia che può gestire l'ultimo possesso per cercare di ampliare la forbice. Manuelli però è troppo timido nel tentativo di innesco a Crespi. Ora Lasagni che riceve 7 secondi, aperto in angolo Benitez, che ancora una volta ci grazia. Crespi che riesce a controllare il rimbalzo, c'è il fallo di Capozio piuttosto evidente. Vediamo la valutazione del signore in grigio. Sì, fallo di Capozio. Per quanto Barsotti faccia proprio a far finta di nulla e con una performance da actor studio proprio a sottolineare come il suo giocatore sia assolutamente innocente, no, il fallo ci stava tutto. Crespi era in controllo della palla, e ora a 2 secondi e 40 dall'intervallo Crespi ha la ghiotta chance di andare ad allargare la forbice a cronometro fermo. Ricky Crespi fermo a quota 2, sbaglia anche il libero addizionale. 1-4 per lui dal campo oggi, ora è importante che almeno un libero vada a bersaglio. Crespi che asciuga in maniera molto coscienziosa il pallone e viene premiato perché va a realizzare. Ora 2 secondi e 40, c'è il cambio pallavolistico di Baldiraghi, che mette Del Vecchio per difendere su questi ultimi 2 secondi, per Saminiato, dentro anche Jacopo Crespi per Capozio. 12 di vantaggio per Pavia. La rimessa intercettata dal ministro della difesa Benedusi, che poi spara da 3 punti, va vicino al colpo grosso. Si chiude qui una ottima Vinteras, una Vinteras davvero coriacea, con la faccia dura in difesa come piace a noi. Va a riposo avanti di 12, 36-24 per la banda Baldiraghi. Prima di chiudere il collegamento andiamo a riepilogare quelle che sono le cifre individuali. Per Saminiato 9 punti, Nasello
secondo quarto che si è chiuso con 4 di vantaggio per Pavia, 15-11. Sono 2 di Manuelli, sono 6 di Spatti, 9 di Benedosi, 8 di Bella, 3 di Torgano, 3 di Crespi, 5 di Mascherpa. Per quanto riguarda San Miniato sono 5 di Lasagni, 2 di Mazzucchelli, 6 di Preti, 2 di Capozio, 9 di Nasello. Dalla Pallavizza è tutto, ribadendo il parziale di metà gara che vede la Vinteras avanti 36-24. Ci andiamo a risentire dopo l'intervallo. Di nuovo in collegamento con il Pallavizza di Pavia, intervallo con tabellone via Treves che recita un interessante e promettente, se letto in chiave pavese, 36-24, 12 di margine per la banda Baldiraghi che davvero ha difeso ottimamente. Ora con il collega della provincia pavese Sacchi commentavamo ovviamente sul fatto che San Miniato abbia comunque condonato parecchio a Pavia, soprattutto in arco, 3-11 per la truppa di Barsotti, che sicuramente ha sballato parecchie triple aperte. Però va sicuramente sottolineato il massiccio sforzo difensivo di Benedusi e compagni, e anche le letture intelligenti che sono state fatte in attacco, dove Pavia ha lavorato con pazienza e superati i primi 5 minuti, in cui ovviamente ha cercato di capire poi le modalità difensive di San Miniato, poi è andata a lavorare bene attaccando in percussione, arrivando spesso e volentieri al ferro. In effetti le cifre da 2 punti di Mascherpa e compagni sono sontuose, 12-21, sono il 57% con cui Pavia ha chiuso i primi 2 quarti. Tutto pronto, si riprende con palla alle mani di Capitan Di Bella che va da Benedusi per Spatti, Nasello che va aggressivo in anticipo a negare la ricezione di Crespi, 13 secondi per chiudere il possesso, Pavia che ha faticato a costruire qualcosa, Di Bella col palleggio prolungato si prende una soluzione da 2 punti senza ritmo e va a sbagliarla non di poco. Pavia deve continuare a lavorare senza impigrirsi in attacco. San Miniato è una squadra che tra l'altro ha nel proprio DNA la voglia di combattere e non arrendersi, ha vinto più di una partita andando a rimontare da gap importanti. Mazzucchelli, la penetrazione, lo scarico per Preti, torna da Mazzucchelli, si va da Nasello marcato da Mascherpa, il ribaltamento di lato per la tripla aperta che questa volta Lasagni va a realizzare. Chiaro che Pavia non può speculare perché se è stata a lungo graziata, prima o poi su queste conclusioni con spazio San Miniato andrà a punire. Mascherpa prende il centro area, sbaglia la soluzione in traffico, poi Crespi non riesce a tenere vivo il pallone, quindi con 9 di vantaggio Pavia si chiude in difesa. È andato in archivio il primo minuto in questo terzo periodo. Palla nelle mani di Magini che va da Lasagni, c'è l'infrazione, Lasagni che ha calpestato la linea laterale, quindi arriva la palla persa per la Credit Agricole, blue card San Miniato, che ora prova ad alzare la pressione sulla palla con Mazzucchelli che va a mordere le caviglie di Bella. Il pallone ceduto a Spatti per Benedusi, palla nuovamente nelle mani di Di Bella che prende il pick and roll con Crespi, arma la mano di Benedusi che spara 3 punti sbagliando, quindi 3 brutti attacchi per Pavia. E ora in ritmo Nasello va al ferro, ma c'è il gran recupero, la stoppata di Ricky Crespi che va a dire no, e ora c'è sulla percussione di Mascherpi, c'è il fallo speso dal numero 88 Magini, il secondo fallo per il playmaker toscano. Fallo commesso prima che Mascherpa raccogliesse il palleggio, quindi niente di liberi per il fromboliere pavese, rimessa in zona d'attacco. Vediamo se Pavia al quarto tentativo troverà una buona soluzione offensiva. Si va da Spatti che scarica un buon pallone per Benedusi che mette a posto i piedi e colpisce dalla lunga. Soluzione pesante che il giocatore di Pietra Ligure va a mettere. Ora gran anticipo difensivo di Bella che va molto bene a leggere la linea di passaggio e va a recuperare, quindi due buone giocate per Pavia che ora sul abbrivio di queste due giocate di qualità deve trovare un'altra buona soluzione in attacco. Va Benedusi a attaccare il ferro, sbaglia, riparte Lasagni che si fa tutto il campo, una mezza idea di sparare, poi invece va in angolo per la tripla corta però scagliata da Mazzucchelli.
Rimbalzo controllato dalle maglie bianche pavesi. Ora Pavia va ad attaccare di lettura. Di Bella va da Crespi, buona la spaziatura e buono l'appoggio al cristallo per il lungo di Saluzzo. 41-27 il margine interno, 5 punti per Crespi. Si sembrava che il trend si fosse invertito nel primo minuto di questo terzo periodo, ma in realtà Pavia ha rimesso la testa avanti di 14 lunghezze, 41-27, trovando soluzioni ottime in attacco, specialmente il tiro da tre punti di Benedusi su scarico di Spatti. E abbiamo visto anche un Crespi fondamentale in difesa con la stoppata sulla transizione offensiva avversaria. Ora San Miniato però è in attacco con Preti che tenta la tripla ma sbaglia, secondo errore di fila da tre punti per San Miniato, e Di Bella che prova ad attaccare subito nei primi secondi dell'azione. Marcato da Nasello, scarico per Crespi, spettacolare assist di Fabio Di Bella, un passaggio davvero ottimo, un lob per Crespi che controlla con tutta tranquillità, anzi beh, con relativa tranquillità, segna il 43-27 con 6.51 da giocare nella terza frazione. Ora si asciuga il campo e San Miniato è pronta per una nuova azione offensiva con Mazzucchelli che riceve ancora la palla. Magini sotto per Preti, marcato da Di Bella che spende il fallo. Anche Pavia compie diversi cambi in difesa e spesso Di Bella e anche Mascherpa in precedenza si trovano ad affrontare Preti e Nasello. Esce Mazzucchelli per lasciare spazio a Benitez ed è un tiro direttamente dalla rimessa a bersaglio per Lasagni. 29-43 e pressione di San Miniato che però non porta i frutti sperati, e anzi Spatti con un bellissimo appoggio mancino, una piroetta per poi andare ad appoggiare i due punti al vetro. Palla sotto a Nasello, dimenticato da Pavia, palla buttata sostanzialmente da San Miniato, dimenticato Magini, anzi non palla buttata perché c'è una deviazione da parte di Pavia, ma comunque si rimane in zona d'attacco, ma è certo che San Miniato avrebbe potuto sfruttare meglio questo tiro aperto con il numero 88 Magini che ora si incarica di rimettere la palla in campo. Ancora qualche istante, gli arbitri danno l'ok, tavolo anche. Si riprende a giocare con 6-12 sul cronometro, fuori per Benitez, Benitez ancora per Nasello, fuori per Lasagni, ormai punto di riferimento nell'attacco di San Miniato. Nasello che finta il tiro da tre punti cerca di battere Benedusi e effettivamente lo batte con un ottimo appoggio con la mano destra, canestro alquanto complicato se pensiamo che Nasello è un mancino puro. Ora Spatti e Crespi, blocco, due blocchi per Mascherpa che sfrutta il primo, non sfrutta il secondo, fuori a Di Bella e ancora Crespi che andrà a bloccare per il capitano pavese. Di Bella che si prende il palleggio, arresto e tiro, 45-31, ottima realizzazione, anzi 47-31, mi correggo, 10 punti per Fabio Di Bella e canestro dall'altra parte per Magini in penetrazione. E San Miniato che chiama probabilmente una difesa a zona, una zona 3-2, fronte dispari. Spatti per Benedusi, fuori per Di Bella, ancora sul blocco di Spatti, palla dentro, ancora Spatti, il gioco a due di Bella, Spatti funziona sempre alla meraviglia. Ora Lasagni però subito per Benitez da tre punti, quasi stoppato, sostanzialmente quasi un airball per Benitez, e ancora Benedusi in azione solitaria, probabilmente un fallo anche da parte di Magini, ma gli arbitri non ravvisano nessun fallo. Palla ancora a Pavia e doppio cambio, entrano Manuelli e Torgano, fuori Benedusi e Di Bella. Benedusi e Di Bella probabilmente i due migliori per Pavia fino adesso, perché hanno dato tanta energia, tanta intensità all'azione sia in attacco che in difesa.
assolutamente d'accordo con te, e aggiungerei anche tanta qualità, perché San Miniato adesso va subito a cambiare difesa. Il primo giro di zona 3-2 è stato magistralmente letto da Di Bella, che ha recapitato l'ennesimo babà a Spatti. Ora, tripla cortissima di Manuelli. San Miniato che prova a risalire dal 49 a 33, 4:35 per arrivare alla boa di tre quarti gara. Magini che supera la metà campo, va da Preti, il consegnato, la tripla aperta di Lasagni che ancora una volta ci grazia, rimbalzo comodo controllato da Riccardo Crespi, altro giro di 3-2 chiamato dai pisani. Vediamo ora Pavia senza Di Bella, che è andato a prendere fiato, come andrà ad attaccarla. Manuelli per Mascherpa che lavora in palleggio, c'è il tocco da dietro falloso di Magini, il terzo fallo di squadra per gli ospiti, terzo fallo anche per il playmaker pisano. Rimessa in zona d'attacco per la Vinteras. Torgano ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco. Magini che, Lasagni scusate, che va aggressivo su Mascherpa. Manuelli che esce dal blocco di Crespi, ora lavora in palleggio, c'è l'uscita forte di Nasello su Manuelli. Manuelli che scarica un buon pallone a Crespi, ma prima di mollare la palla va a sfondare, quindi palla persa per Manuelli. Terzo per Manuelli, terzo di squadra anche per Pavia. 4 da bruciare in questo terzo periodo. Zona 2-3 anche per Pavia, che prova ad allungarsi a tutto campo. Palla nelle mani di Nasello, prova a circolare, a far circolare più rapidamente il pallone la truppa di coach Barsotti. Si prende una soluzione da due punti direttamente dal palleggio. Magini va a realizzare il suo settimo punto. 49 a 35, avanti Vinteras che si schiera in attacco. Palla nelle mani di Mascherpa che prende il blocco di Crespi, poi è chiuso il collegamento col Pitturato. Palla nelle mani di Manuelli, Pavia sta faticando. Torgano che va in angolo da Spatti, che si gioca l'uno contro uno sulle tacche, va alla soluzione in traffico, sbaglia, rimbalzo di Crespi sul quale non viene fischiato nulla, contropiede primario con Preti che va alla conclusione, anche in questo caso contatto che non viene sanzionato, quindi se non altro c'è della par condicio, perché ci stava il fallo su Crespi, ci stava anche il contatto falloso su Preti in questo caso. E il fallo viene fischiato a Spatti, è il primo di Spatti, c'è il minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi che guarda torvo i fischietti. 14 di vantaggio per i pavesi, 3:14 da giocare, vantaggio che comunque rimane sempre discretamente rassicurante. Chiaro che come sempre quando l'avversario è un avversario di qualità, Pavia non può pigramente andare in gestione con così tanto anticipo, deve mantenersi assolutamente con la testa settata e con le mani rigorosamente sul manubrio. Ma in questi casi, se non ci fosse Baldiraghi che è un vero e proprio martello in queste occasioni, è chiaro che già l'importanza della partita fa comunque il suo per garantire impegno davvero massimale. Partita molto sentita, abbiamo detto come Pavia praticamente ora in ogni partita sia alle spalle, sia con le spalle contro il muro, visto che il treno dei playoff non accenna a rallentare per andare ad acciuffare anche in extremis la post season. Pavia dovrà comunque davvero disputare un finale di campionato coi controfiocchi. Rimessa in zona d'attacco per la Blue Card San Miniato. Quattro i falli di squadra per Pavia, quindi vicina al bonus. Magini occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco. Riceve Nasello lontano da canestro. Torna dalle mani del suo playmaker che senza ritmo spara una tripla, la sbaglia. Rimbalzo controllato da Spatti, non una grandissima scelta per quanto riguarda l'attacco toscano. Ultimi tre giri di orologio in questo terzo periodo. Manuelli con palla in mano, non vedi di andare da Crespi, poi invece l'end off tra Spatti e Torgano che spara tre punti ma manda corta.
brutto ancora una volta il passaggio di Magini per Benitez. Pavia che legge bene la linea di passaggio e va a recuperare due giocate non di grande qualità per il playmaker toscano. Ora Crespi che va fuori da Mascherpa, costretto a lavorare in palleggio. 13 per chiudere il possesso, cambio difensivo, Mascherpa accoppiato a Preti, va dentro, lo batte, va al ferro, grande giocata di Giulio Mascherpa che va a mettere il settimo punto andando a punire il mismatch. Ora c'è l'antisportivo fischiato a Spatti che si è disinteressato del pallone. Va bene i falli duri, questo però era un attimino troppo evidente, quindi è assolutamente condivisibile la valutazione dei signori in grigio. Fuori Crespi, dentro Benedusi, anche fuori Mascherpa, dentro Di Bella per questi ultimi 2:20 da giocare. 51-35, quindi saranno due tiri liberi a disposizione di Jacopo Preti, giocatore cresciuto nel vivaio di Imola, che va a mettere il primo tiro libero. Preti che in questo campionato sta viaggiando con oltre 15 di media a partita, accoppiandoli a 5 rimbalzi. 2-2 per Preti che ricuce a cronometro fermo, 8 per lui. E ora per il possesso offensivo della Blue Card che sostituisce Preti con il numero 2 Apuzzo. Torniamo da Fabio. Sì, c'è da dire che adesso in campo per San Miniato non ci sono più coloro che hanno tenuto in vita gli ospiti, ovvero sia Magini prima di tutto e Lasagni. A questo punto Mazzucchelli dovrà prendersi qualche responsabilità in più, anche perché del quintetto iniziale ci sono solamente lui e Nasello. Benitez tenta di sfruttare il blocco di Nasello stesso, ma Di Bella ruba il pallone. Ottima giocata difensiva, l'ennesima se vogliamo di questa partita, del capitano Pavese, che scambia con Torgano e prende il blocco di Spatti. Eccolo il gioco a due che però questa volta non si chiude. Di Bella marcato da Nasello, proverà sicuramente ad attaccarlo, prova il tiro da tre punti e non lo realizza per un soffio. Il ferro dice di no alla sua conclusione e subito ci siamo catapultati nella metà campo offensiva per quanto riguarda San Miniato. Fallo di Benedusi, probabilmente, ah no, fallo di Di Bella, che giunge al terzo fallo della sua partita, fallo in aiuto visto che Nasello era stato preso in consegna da Benedusi. Due tiri liberi per Nasello perché Pavia ha raggiunto il bonus, 5 falli, e sbaglia il primo Nasello. Dicevamo 5 falli per Pavia, invece solamente 2 per gli ospiti quando manca 1 minuto e 40 alla fine. Nasello che sbaglia anche il secondo, 0-2, ma gli arbitri ravvisano un fallo di Torgano a rimbalzo e allora ci saranno altri 2 tiri liberi, questa volta per Abuzzo, entrato al posto di Preti come sottolineato prima da Paolo. E Pat Baldiraghi che si lamenta non poco. Ora 2 tiri liberi per Apuzzo. Il primo va a bersaglio, 51-38, quindi ancora 13 punti di vantaggio per Pavia. Avrà un secondo libero per accorciare nuovamente le distanze e 2-2, parabola perfetta. Apuzzo che segna i suoi primi 2 punti in un momento fondamentale. Di Bella scarica a Manuelli, Manuelli che punterà Benitez, anzi aspetta il blocco di Spatti, blocco che arriva in questo momento. Di Bella che sale, difesa ora fantastica di San Miniato ai limiti del fallo, e Di Bella che spara la tripla, sbaglia. Gli arbitri non fischiano nessun fallo e subito Benitez, palla sotto meravigliosa per Abuzzo che non riesce a girarsi, scarico per Mazzucchelli, ancora per Benitez che non tenta neanche, non guarda neanche il canestro. 9 secondi, 8 per concludere l'azione, 5 secondi, Nasello in post basso e realizza altri 2 punti, 51-41, 13 punti per Nasello e meno 10. Ora Fabice che si è sostanzialmente, ospiti che stanno sostanzialmente ricucendo il cap, ecco il fallo. Il primo, il terzo fallo di squadra, fallo del numero 24 Neri. E il secondo fallo
tifosi di Pavia abbastanza furiosi con gli arbitri. Terzo fallo di squadra assegnato. Rientra Preti per dare il cambio a Nasello, che sta tenendo anche lui in piedi la formazione ospite. Benedusi pronto alla rimessa, Spatti riceve e consegna di nuovo a Benedusi. Ci sarà un gioco a due tra i due, anzi no, Benedusi prova la penetrazione, sbaglia il tiro e addirittura San Miniato ha l'occasione di tornare a meno 7 con un'eventuale tripla. Entra Magini per disegnare probabilmente quest'ultima azione offensiva, la probabile ultima azione offensiva di San Miniato, poi Pavia avrà la replica, la possibilità di replica. Nel frattempo Pavia che schiera a uomo, Di Bella marca Mazzucchelli che non riesce a far ricevere palla sotto, probabilmente infrazione di passi, Di Bella che recupera il pallone e si immola nella metà campo offensiva con 6 secondi. Di Bella, canestro e fallo, 53-41, canestro fondamentale per il capitano pavese in penetrazione, fallo di Preti e pubblico che esplode, urlo di gioia, e adesso i tifosi che si fanno sentire. Tiro libero aggiuntivo con 3 secondi rimanenti sul cronometro. Di Bella all'ennesima penetrazione e all'ennesimo canestro di quest'oggi. Tiro libero aggiuntivo che va a bersaglio, 13 punti di Bella, e Spatti che commette un fallo alquanto ingenuo. Fallo di Spatti, il suo terzo fallo di Spatti, adesso 2 tiri liberi, vera e propria follia del numero 3 pavese che regala 2 tiri liberi. Ospiti che potranno ricucire ancora il gap, potranno andare a meno 11 con questi 2 tiri liberi per Mazzucchelli, che è sicuramente tiratore affidabile. Non vogliamo ovviamente portare sfortuna al numero 8 di San Miniato. Primo tiro libero che non va a bersaglio, abbiamo ovviamente portato sfortuna dicendo che è un ottimo tiratore a cronometro fermo. Non ce ne voglia, ovviamente non ce l'abbiamo con lui. Primo tiro libero sbagliato e adesso secondo tentativo che invece va a bersaglio, 54-42, 3 punti di Mazzucchelli. Tiro di Di Bella sulla sirena che non va a bersaglio, 54-42, Pavia che ha subito un minimo la reazione degli ospiti che sicuramente vogliono tornare in partita, ma Di Bella ancora una volta ha dimostrato di essere il vero leader di questa squadra. Sì, un canestro di rabbia pura, Pavia che si è un minimo piantata in attacco, gli ospiti hanno cominciato per la verità a usare le maniere forti e i signori in grigio sono stati abbastanza complici, hanno sostanzialmente tollerato, Pavia si è innervosita su questa situazione e non deve farlo perché ovviamente deve comunque portare in porto questa vittoria al netto di quella che sarà poi la performance dei signori in grigio, senza andare a caricarsi di nervosismo inutile. Indubbiamente però, chiaro, sul massimo sforzo difensivo dei pisani, Pavia ha perso un paio di giri in attacco, quella giocata di Di Bella col canestro e fallo comunque ha riportato il gap su quelli che sono i margini, diciamo, più corretti per quello che finora si è visto in questo match. È chiaro che è un margine che ancora una volta non dà sicurezza, stabile perché praticamente per tutto il quarto siamo stati attorno ai 15-12 punti di margine, però le cifre di San Miniato continuano ad essere comunque modeste, si sono alzate al 33% complessivo, ma da 3 punti continuano a essere 4-17, quindi potrebbe non essere serata, però è meglio sempre non fidarsi. I tabellini dicono 3 di Torgano, 10 di Spatti, 12 di Benedusi, 7 per Mascherpa, 7 anche per Crespi, 2 di Manuelli, 13 di Capitan Di Bella. Per quanto riguarda gli ospiti sono 2 di Appuzzo, 13 di Nasello, 3 di Mazzucchelli, 8 punti per Preti, 2 per Capozzo, 10 per Lasagne e 4 di Magini. Tutto pronto per riprendere, quindi 10 minuti ancora di sofferenza, di adrenalina pura per cercare di
andare a materializzare uno scalpo importante, lo scalpo della prima in classifica. 54-42, si riparte. Palla nelle mani di Mazzucchelli, l'uscita di Magini marcato da Mascherpa. Il palleggio prolungato, si va in angolo da Apuzzo, Mascherpa che prova ad anticipare, però va a vuoto e commette fallo. Primo fallo per Mascherpa. Poi via schierata in individuale, come avevamo preventivato c'è stato comunque corposo dosaggio di zona 2-3, ma sia zona che in individuale i pavesi dal punto di vista difensivo oggi sono assolutamente irreprensibili. Ora Mascherpa che va vicino alla palla recuperata, Torgano si butta, la freccia del possesso premia lo sforzo difensivo per Pavia, arrivano gli applausi convinti di Pat Baldiraghi e del pubblico pavese, ma davvero a sottolineare una volta in più la nostra riflessione, ancora una volta una buona difesa, Mascherpa ha retto il contatto, ha retto un mismatch e è riuscito ad intercettare il pallone, quindi davvero voti molto alti alla difesa di Pavia che in metà campo difensiva è stata davvero irreprensibile oggi, tenendo a 42 punti in 30 minuti, una squadra che viaggia mediamente attorno ai 78 punti. Palla nelle mani di Nicolò Benedusi, si riparte da Mascherpa, diamo il primo attacco in questo quarto periodo per la Vinteras, l'uscita di Benedusi che prende il blocco di Torgano che ora va in avvicinamento a canestro. I fischietti ritengono che Benedusi abbia mosso il perno, quindi violazione di passi fischiata all'esterno ligule, quindi non il massimo come incipit di quarto periodo, quindi con una palla persa la truppa di Pat Baldiraghi. Saminato che torna in attacco, Magini per Neri, Preti che si apre in angolo, lavora in palleggio, poi lo chiude, torna dal suo playmaker, Neri ha una mezza idea di prendersi il centro dell'area, poi non controlla, costretto a tornare fuori da Preti, 5 secondi, Preti che spara una mattonata dall'arco, però i toscani che sono reattivi a rimbalzo d'attacco, extra possesso, tripla di Lasagni che sbaglia ancora una volta, Benedusi che si fa prendere il rimbalzo in testa da Neri, fortunata che ancora una volta la conclusione dall'arco dei 65 è sbagliata, alla fine della fiera Di Bella va a controllare il rimbalzo, Pavia va in attacco, gran pallone del Debo per Crespi che va al comodo appoggio e quindi da questa potenziale situazione di disagio Pavia comunque esce con le ossa intatte, Apuzzo da tre punti, sbaglia, ormai è tiro al piccione puro, Mascherpa controlla il rimbalzo, 8-22 ai titoli di coda, 5-6-4-2 avanti Vinteras e palla che cediamo a Fabio, senza la qualità di Di Bella, ma cosa volete farci? San Miniato che dovrà sicuramente attuare un'ottima difesa in questo caso e recuperare palla e soprattutto aumentare quella che è la percentuale da tre punti se vorrà ritornare in partita, mentre Pavia ovviamente con questa difesa, con la qualità di questa difesa e della difesa messa in campo tutto quest'oggi. Ecco intanto anche la tripla di Marco Torgano, 59-42 con 8 da giocare. Dicevamo, Pavia ha difeso ottimamente, ha attaccato anche molto bene riuscendo a punire quelli che sono i punti deboli degli avversari. Partita dunque perfetta, in questo caso Torgano in realtà si fa battere da Lasagni che raggiunge 4-9. Ora Benedusi a impostare l'azione offensiva di Pavia, consegna a Mascherpa che chiama lo schema L, cioè un blocco da parte di Crespi, blocco che arriva molto alto, ecco il cambio, Mascherpa contro Nasello, lo punta ancora, lo sfida, tripla e realizzazione, Mascherpa ormai si è abituato a queste conclusioni, 62-44, Preti che prova a rispondere subito ma ormai abbiamo capito che non è giornata, percentuali che continuano a calare per la Blue Cat che oggi non riesce proprio a sbloccarsi da oltre l'arco, cambio sistematico che vede coinvolto ancora Di Bella, ora Mascherpa, palla in mano, altro blocco di Crespi, altro cambio, ancora punta il suo diretto avversario, conclusione alquanto complicata ma spinta al rimbalzo di Preti e fallo su Riccardo Crespi. Fallo del numero 17 Preti. Primo fallo di squadra per gli ospiti e timeout chiamato da coach Vasotti. Siamo sempre sul più 18, ora un vantaggio
abbastanza rassicurante con 6,50 da giocare. Abbiamo visto ancora una volta qualità difensiva di Pavia e poi Mascherpa che ci ha abituato a queste triple durante tutta la stagione. Oggi non era riuscito a mettersi in luce con le sue conclusioni da oltre l'arco, ma ora abbiamo visto che è tornato a essere il solito. Adesso probabilmente chi vi parla è di parte, però io quando sento delle critiche a Mascherpa che ritengo immotivate, Mascherpa sì, è un, come tutti i grandi realizzatori, un giocatore che ha spesso la palla in mano, però è un giocatore che è capace di giocare per i compagni, è un giocatore che comunque smazza 3 assist a partita, è un giocatore che da molte partite non vediamo più forzare nulla o quasi nulla, quindi onestamente oggi ha fatto una partita a fari spenti. Poi nel momento importante, comunque io ho appena scritto nel pezzo che pubblichiamo sul sito della società, che prima Torgano e poi Mascherpa santificano in arco gli sforzi difensivi, perché ovviamente le ginocchia che la struppa si sta sbucciando dietro non vanno mai 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 dimenticate. Poi in attacco è chiaro che 2 triple in rapida sequenza ampliano la forbice, fanno esplodere il palazzo e ti danno ovviamente tutto il propellente del caso. Però è chiaro che la partita di oggi, la vittoria di oggi, quella che si sta materializzando in questo momento, altra gran biglia di Bella per Crespi che subisce il fallo. Dicevo, lo scarto importante che si sta materializzando, ripeto e continuo a sottolinearlo, contro una squadra di assoluto valore, è chiaro che nasce, è figlio di una difesa davvero al top. Rimessa in zona d'attacco per Benedosi, Crespi che prende posizione, prova ad andare aggressivo a Puzzo, va vicino al furto ma la palla termina alle mani di Benedosi. 9 per chiudere il possesso, Benedosi si prende una soluzione dal palleggio, la sbaglia, la difesa pisana non controlla ed è rimbalzo in attacco controllato da Torgano. 8 per Toghi che si avvicina l'MLM alla doppia cifra. A Puzzo aperto in angolo, soluzione comoda da 3 punti, ma i pisani oggi hanno letteralmente violentato i vecchi ferri di Via Treves. La performance di squadra di San Miniato dice 4-18 dalla lunga distanza, quindi sappiamo come il tiro a 3 punti ormai sia davvero fondamentale nel basket moderno. È difficile andare a provare a vincere una partita se dall'arco si tira con percentuali così deficitarie. Ventello tondo tondo toccato da Pavia con il canestro di Torgano, quindi 5-57. Ovazione per Di Bella che va in panchina al suo posto Manuelli. Di Bella che in settimana ha faticato in attacco, chiaro che i 40 anni si sentono tutti, però ancora una volta l'orgoglio, la classe hanno fatto il resto e davanti al pubblico amico Capitan Dibo raramente ha tradito in questo campionato. Chiaro che le motivazioni di giocare qui in Via Treves davanti agli amici, davanti al pubblico che lo ha visto nascere cestisticamente parlando, fanno davvero moltissimo, riescono anche a superare quelli che sono gli inevitabili acciacchi, l'inevitabile calo atletico di un giocatore che atleticamente è sempre stato pazzesco in tutta la propria carriera. La ricezione di Preti, c'è il fallo di Torgano che trattiene, ci poteva stare anche l'antisportivo, i fischietti decidono di essere generosi, quindi sono 2 tiri liberi lisci per Jacopo Preti sul ventello da recuperare per i toscani. 5:50, ovviamente il cronometro corre del migliore alleato della banda Baldiraghi. Preti che a cronometro fermo va a realizzare il nono punto del suo match. 2 in doppia cifra per San Miniato, 13 per Nasello, 10 per Lasagni. Preti in questo momento arriva anche lui in doppia cifra, terzo giocatore per quanto riguarda Pavia. Abbiamo i 10 di Spatti, 12 di Benedosi, i 13 di Fabio Di Bella. ...5:33 da giocare, palla nel pitturato a a Crespi che subisce il fallo di Magini, è il quarto fallo per il playmaker ospite. Per Pavia dicevamo sono 10 di Mascherpa, 13 di Bella, 12 di Benedosi, 10 di Spatti, quindi 4 in doppia cifra per
i ragazzi in maglia Omnia, la ricezione di Torgaro lontano da canestro per Manuelli, Benedusi che prende posizione sulle tacche, non viene servito, Manuelli che lavora in palleggio, si prende la tripla direttamente dal palleggio, ancora ottimo lavoro di Torgaro, rimbalzo offensivo, subisce il contatto, subisce un colpo nella zona inguinale, avrà a disposizione due tiri liberi per andare in doppia cifra. Cambio anche per Ricky Crespi, torna sul parquet Spatti. Crespi 9 punti, 4-8 dal campo, 9 rimbalzi, comunque prestazione convincente per l'under piemontese contro due lunghi di vaglia in questo torneo come Nasello e come Preti. Sbaglia il libero ed è una notizia Torgaro, 1-2 per lui e sono 9, quindi a un passo dalla doppia cifra Marco Torgaro. Magini in percussione fuori da Nasello, seguiamo questo attacco toscano e poi torneremo da Fabio. C'è il buon innesco di Nasello per Lasagni che però in traffico sbaglia. Ultimi 5 minuti e andiamo con Fabio. Una scappa che palleggia e aspetta il blocco di Spatti che arriva in questo momento, roll di Spatti, però la palla arriva a Torgaro che subisce nuovamente fallo e andrà nuovamente in lunetta perché San Miniato ha esaurito il bonus. Fallo di Preti che è il numero 5. Preti che esce, rientra Stefano Capozio, Preti che quindi raggiunge quota 5 falli ed è costretto a uscire dalla panchina. Nel frattempo Torgaro manda a bersaglio il primo tiro libero, 66-46, più 20 tondo tondo e più 21 con 4.50 da giocare. Ora partita abbondantemente in ghiaccio con Magini che imposta una nuova azione offensiva, Lasagni che prova un passo di tiro, anzi un assist per Capozio che non riesce a realizzare. È ancora ottima difesa dell'Omnia, imposta ancora Mascherpa che con calma va nella metà campo offensiva avversaria, sfrutta il blocco di Spatti, assist per Spatti che questa volta non riesce a realizzare, complice il disturbo di Lasagni. Lasagni che poi si proietta nella metà campo offensiva, perde a sua volta palla, Torgaro per Benedusi che predica calma, ovviamente applaudito dal pubblico per questo, e ancora palla a Mascherpa che aspetta un nuovo blocco di Spatti, blocco che arriva in questo momento, ancora Benedusi in penetrazione, sono due facili per il numero 4 pavese, 69-46. Oggi Benedusi ha dato un ottimo contributo anche in attacco, sono 14 punti per lui. Capozio che si incapponisce nell'uno contro uno contro Mascherpa, sbaglia nuovamente, e lo stesso Mascherpa che recupera la carambola difensiva, blocco ancora alto di Spatti, ormai questa è la tematica delle ultime 5-6 azioni pavesi, sfida in uno contro uno Capozio, step back da 3 punti, sbaglia questa volta la tripla, di solito vediamo esplodere il pubblico per la gioia della realizzazione, questa volta non va, e Lasagni prova a sua volta da 3 punti, non realizza neanche lui, e ancora palla consegnata a Mascherpa. 3 minuti da giocare ancora in questo quarto periodo, Benedusi che consegna nuovamente a Mascherpa, Mascherpa che punta in uno contro uno il suo diretto avversario, probabilmente c'è un fallo non ravvisato dagli arbitri, ancora Mascherpa, ecco, questo è un canestro probabilmente da alla forte centro, ma lo fa con una naturalezza inaudita, Mascherpa che prova la stoppata, ecco Capozio, questo proprio non lo può sbagliare, sono 4 punti per lui, 71-48, e Manuelli questa volta con la palla in mano, tentativo di raddoppio ospite, ancora Spatti, palla consegnata a Benedusi, Benedusi che spara anche lui da 3 punti, ecco il canestro della staffa, 74-48. Benedusi oggi fondamentale, come dicevamo in precedenza, sia in difesa che in attacco, ottimo contributo per lui, sono 17 ormai i punti. Fallo fischiato a Spatti,
non valido il canestro ovviamente di Nasello, che avrà comunque due tiri liberi a sua disposizione. Bonus raggiunto sia da una parte che dall'altra. Esce Benedusi, standing ovation meritatissima, riservata a lui dal pubblico. Entrano Crespi e Fazioli, due tiri liberi per Nasello, il primo a bersaglio. Adesso avrà un secondo tentativo dalla linea della carità e sbaglia però il secondo tiro libero quando mancano due minuti alla fine. Fazioli ora a impostare sulla pressione di Benitez. Fazioli che non riesce a superare però la metà campo in tempo, infrazione di 8 secondi abbastanza banale, 74 a 49. Il pubblico e la curva di Pavia iniziano già a festeggiare, per la verità partita in ghiaccio come dicevamo prima da qualche minuto. Laterale San Miniato che potrà imbastire una nuova azione offensiva con il numero 24 Neri pronto alla rimessa. Mazzucchelli riceve, è ritornato in campo da poco, blocco di Capozio. Mazzucchelli non si fida del suo tiro, che quest'oggi infatti Mazzucchelli è rimasto a quota 3 punti, fallo di Crespi. Ecco, è mancato oggi un po' Mazzucchelli, se vogliamo Paolo, per una squadra che comunque ha trovato soluzioni offensive con grande difficoltà, e soprattutto il solo Naselli è riuscito effettivamente ad incidere a livello realizzativo. Sì, devo dire che questa partita, l'abbiamo sottolineato più volte, andiamo a fare anche la chiosa, è una vittoria che comunque nasce in difesa, perché tenere San Miniato a 49 punti, è vero San Miniato ha tirato molto male da 3 punti, ma non evidenziare i meriti della difesa pavese, i meriti di Baldiraghi, i meriti dei ragazzi che questa partita l'hanno preparata molto bene, pur uscendo da una settimana complicata in cui ricordiamo problema alla caviglia per Del Vecchio, problema al ginocchio per Benedusi, permangono i problemi per Mascherpa, quindi a dimostrazione che questa è una squadra che ora mentalmente è davvero molto molto coesa e vuol fino in fondo rimanere concentrata sulle cose del campo e andare a prendersi quei playoff che sicuramente merita. Ieri facevamo una riflessione con coach Baldiraghi, diciamo il match dell'andata con San Miniato, quello perso dopo un drammatico supplementare, rappresenta uno spartiacque a partire dal quale Pavia ha messo insieme un record decisamente importante che probabilmente varrebbe le prime 4 piazze. Il problema semmai è stato quell'avvio davvero ad handicap con una vinta nelle prime 7 uscite che ha reso ovviamente il cammino di Pavia sempre molto difficoltoso e ha portato ad una rincorsa ai playoff molto affannosa. Lo abbiamo detto, continuiamo a dirlo, chiaro che Pavia non può permettersi il lusso di sbagliare nulla perché il treno dei playoff continua ad andare a pieno ritmo, però viene da dire che se Pavia avrà sempre questo tipo di attenzione, questo tipo di cattiveria sportiva, questo tipo di determinazione, potrà comunque avere argomenti importanti per sostenere la sua candidatura ai playoff. Pavia è poi anche una squadra di qualità, perché anche oggi con un minuto alla fine siamo a 79, quindi comunque ha comunque punti nelle mani, ha oltre a attaccanti di vaglia che oggi, diciamo, come è accaduto comunque già in molte situazioni, non hanno mai disdegnato di sporcarsi le mani, di sbucciarsi le ginocchia in difesa, e questo per un allenatore credo sia sempre il miglior risponso tecnico che un match possa dare. Adesso siamo entrati nell'ultimo minuto con i giovani Ciocca e Visigalli che entrano anche, che fanno il loro ingresso nella partita. Visigalli che riceve in questo momento, ecco Ciocca che prova il tiro, palla che carambola nelle mani di Crespi che chiude sostanzialmente la partita e siamo sull'81 a 51. Entra anche Ciano, che è un altro giovane questa volta dalla parte di San Miniato, che sfrutta il blocco in questo momento. Ciano che offre un'ottima palla a Capuzio che segna, subisce il fallo da parte di Ciocca, che adesso convalidato 53 a 81, con quasi 30 secondi scarsi da giocare. Ormai siamo ai titoli di coda, come ricordava Paolo. Capozio che
avrà il tiro libero aggiuntivo e segna 54-81. Capazzo che raggiunge quota 7 punti, anche se non è riuscito a incidere oggi, compiendo anche degli errori abbastanza grossolani sotto il ferro di Pavia. Fazzoli che a questo punto tenta di nuovo di andare sotto a Ciocca, Ciocca che non riesce a liberarsi di tre avversari che appunto triplicato non riesce a liberarsi della palla. È ancora San Miniato con Ciano che prova la penetrazione, scarico fuori, Mazzucchelli prova da tre punti e non realizza neanche questa tripla. Finisce con il successo della Winterlas 81-54. Passo la parola a Paolo che vi illustrerà i migliori marcatori. Sì, chiudiamo, andiamo. Pavia manda 6 giocatori in doppia cifra. Sono 13 per Di Bella, 16 di Crespi, 10 di Spatti, 11 di Torgano, 12 di Mascherpa, 17 di Benedosi, 2 di Manuelli. Per quanto riguarda San Miniato, chiude con 4 di Appuzzo, 7 di Capozio, 3 di Mazzucchelli, 14 di Nasello, 4 di Magini, 12 di Lasagni, 10 di Preti. Per quanto riguarda appunto la Vinteras, abbiamo già ampiamente commentato, una bellissima vittoria, una vittoria appunto costruita dietro e poi santificata in attacco, comunque con cifre di grande valore. Pavia che rimane ferocemente aggrappata al treno playoff. Prossimo impegno casalingo per i ragazzi di Pat Valdiraghi il 10 marzo con Domodossola, ma sarà importantissima la trasferta di domenica prossima in quel di Cecina. Da Paolo Rappoccio, anche da parte del collega Fabio Sacchi, la più cordiale buona serata agli appassionati di basket e a risentirci per il prossimo impegno casalingo della Vinteras Omnia Basket Pavia.